Serie B-Win. Appassionati. Amici di Serie B-Win, il saluto di Vito Romaniero dallo stadio Liberati di Terni, dove tra pochi minuti scenderanno in campo i padroni di casa e quelli del Varese. Ternana-Varese, gara valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie B-Win, appunto una partita davvero delicata, soprattutto per gli ospiti. Palla sul destro, effettua un cross molto alto, Oduamadi rincorre, Ragusa lo contrasta, Oduamadi, palla sul destro, il suo tiro e c'è la parata in due tempi da parte di Brignoli. Parata di Brignoli su una conclusione, la prima che arriva al quinto di gioco da parte di Oduamadi. Botta, perde il pallone, è aggressivo il Varese, almeno con Filippe. E Bagua mette dentro per Neto Pereira. Neto ha toccato piano nel suo inserimento con un esterno sinistro davvero debole. Il colpo di testa di Bagua è per Neto. Da fuori, conclusione da dimenticare, Filippe, il cross, palla dentro, Struna fallisce la conclusione, poi spazza via Vitale. Un secondo tempo che vede le formazioni in campo con gli stessi schieramenti. A Zecchin mette dentro il pallone, buono per Neto Pereira e c'è Bagua che lascia la palla perché finisce in rete, non vuole rubare la paternità del gol a Neto Pereira, sblocca il Varese il risultato segnando il suo settimo gol stagionale con Neto Pereira, il capitano del Varese. Sotto porta, cross tesissimo, quasi un tiro, si tuffa Bressan e riceve il tentativo senza effetto da parte di Ceravolo. Alfaghieme due volte. Bernardi, stoppato letteralmente nella conclusione. Oduamadi, dall'altra parte libero Ferreira Pinto, Oduamadi lo serve, c'è anche Scapuzzi che chiama il pallone. Azione di Ferreira Pinto che tenta una conclusione con la palla che lambisce il palo alla destra di Brignoli che termina a lato. Zecchin ha chiamato lo schema, tiro da fuori e parata sulla conclusione di Puccino da parte di Brignoli. Litteri, palla messa dentro, c'è Alfaghieme che finisce giù, si deve proseguire. Il cross, il colpo di testa che termina a lato, tentato da Litteri. Parte la punizione di Vitale e un tiro nello specchio della porta. E la parata di Bressan non ha superato la linea. Finisce adesso la partita, il Varese ritrova il successo.